Bella a tutti Dardanno ragazzi e mo non caccio una lira! Oggi per la rubrica videogiochi per barboni andremo a trattare un titolo estremamente interessante, ovvero Orcs Must Die Unchained. Quindi bando alle ciance e sigla! Videogiochi per barboni! Orcs Must Die Unchained, sviluppato da Robot Entertainment. Senti che pronuncia de Cristo. È il terzo capitolo della saga Orcs Must Die ed è collocato cronologicamente alcuni anni dopo Orcs Must Die 2. Il gioco è disponibile solo per PC e PlayStation 4 ed è in open beta solo da qualche giorno, più precisamente dal 29 marzo di questo anno. Quindi qualcosa, tra ciò che stiamo per vedere, con buona probabilità verrà modificata col passare dei mesi. Per quanto questo gioco sia catalogato principalmente come Tower Defense Game, si tratta più precisamente di un misto tra questa categoria e quella dei MOBA. Infatti, se nei precedenti capitoli della saga le varianti erano tutte incentrate sulla difesa, in questo terzo episodio i giocatori potranno alternarsi tra attacco e difesa, non concentrandosi solo sullo sfruttamento delle trappole, ma anche e soprattutto sulle proprie abilità. Ma andiamo con ordine. Per quanto il fatto che non esista una risoluzione umana nel 2016 mi abbia fatto cadere le palle a terra, e nonostante i menu caotici e la stranezza che tiene aperte simultaneamente due finestre del gioco, una in cui si gioca per l'appunto e una in cui si naviga nei menu, cosa che fa costantemente passare dal gioco al desktop e viceversa, devo dire che sono rimasto piacevolmente impressionato con solo un paio d'ore di gameplay. Fondamentalmente esistono due modalità di gioco, la modalità sopravvivenza e la modalità conquista. Mentre la prima, che rappresenta il PvE, è disponibile sia in giocatore singolo che online, la seconda è esclusivamente riservata al multiplayer e rappresenta appunto il PvP. Indipendentemente dalla modalità da voi scelta e indipendentemente se giocherete offline o online, completando le varie battaglie otterrete punti esperienza e materiali che vi saranno utili per il crafting e per potenziare ciò che già possedete. Il tutorial spiega immediatamente abbastanza bene le funzioni base del gioco, anche se poi il giocatore capisce realmente come funzionano certe dinamiche solo dopo alcune partite. Nella modalità sopravvivenza, lo scopo è quello di difendere un obiettivo posto nella propria base, la breccia, raggiungibile attraverso una o più strade, dalle quali arriveranno suddivisi in svariate ondate di numero e potenza crescenti i famigerati orchi. Il giocatore deve quindi piazzare le trappole migliori a sua disposizione lungo il tragitto compiuto dagli orchi, per danneggiarne e ucciderne quanti più possibile ed impedirgli appunto di raggiungere la fine del percorso. Per aiutare i difensori, oltre alle già citate trappole, esistono dei muri magici, dei cancelli che è possibile chiudere e aprire a piacimento, e dei punti specifici in cui è possibile collocare degli eroi, ovvero degli NPC particolarmente forti in grado di mantenere una posizione difficile, chiamati guardiani. Le trappole, per l'appunto, sono di ogni tipo e vengono collocate spendendo i soldi posseduti dall'inizio della partita e quelli guadagnati eliminando le varie ondate di orchi. Si va dai classici spuntoni che sbucano dal terreno alle frecce scagliate fuori dai muri, passando per delle piastre che cadono dal soffitto schiacciando i malcapitati orchi come marmellata, o quelle che congelano o friggono quelli che ci passano accanto. Insomma, avendo a disposizione un piccolo gruzzolo, è possibile tramutare un semplice corridoio in una camera delle torture in piena regola, in grado di macellare qualsiasi orco intenzionato ad attraversare. Quando gli orchi passano attraverso una serie di trappole subendo più danni in maniera concatenata, il giocatore acquisisce dei punti combo che vanno a riempire l'indicatore a destra dello schermo. Quando questo si riempie, è possibile tramite la pressione di un semplice tasto attivare la modalità Unchained, che rende il giocatore invulnerabile ed estremamente più veloce e potente, oltre a potenziare enormemente le abilità a sua disposizione. Eh sì, perché a differenza dei normali Tower Defense, avendo una struttura tendente al MOBA, in Orcs Must Die Unchained il giocatore controlla direttamente sul campo di battaglia il suo personaggio ed è spostandosi da un punto all'altro, sfruttando le proprie armi e le proprie abilità, che è in grado di influenzare direttamente l'esito degli scontri. Mentre gli orchi vengono mutilati dalle trappole, il nostro scopo è quello di uccidere quelli che ne escono ancora vivi o magari di indebolire quelli più forti prima che ci passino attraverso, così da renderli più semplici da uccidere al fine di incrementare il contatore delle combo. Per farlo, ogni personaggio ha a disposizione delle armi proprie da utilizzare in continuazione e delle abilità univoche che richiedono però del tempo per essere riutilizzate. L'attacco primario, che si utilizza con il tasto sinistro del mouse, è quello che si sfrutta più frequentemente, mentre quello secondario, richiamato col tasto destro del mouse, ha una funzione più specifica e consuma mana. Le abilità speciali, che su PC sono assegnate ai tasti Q ed E, non consumano mana, ma hanno bisogno di tempo per ricaricarsi e sono solitamente l'ultima spiaggia da utilizzare in caso di necessità. A partita in corso, accumulando punti esperienza, il giocatore può sbloccare degli upgrade in
tempo reale, un po' come succede su League of Legends. Upgrade che naturalmente si azzerano di nuovo quando la partita termina. Questo per costringere i giocatori a dare sempre il 100% fin dalle prime fasi, dovendosi guadagnare i bonus sul campo in ciascuna partita. Per l'esattezza, ogni 3 livelli di combattimento ottenuti durante le battaglie si può sbloccare un bonus. L'esperienza che il giocatore ottiene però non funziona solo per potenziarsi a partita in corso, ma anche per far salire di livello il proprio account, sbloccando funzioni aggiuntive. Per esempio, dopo qualche vittoria diventerà disponibile il sistema di crafting. Il funzionamento è abbastanza semplice. Nel gioco ci sono diverse cose che è possibile craftare: personaggi, guardiani, oggetti e trappole. Quando si scende in battaglia, il giocatore sceglie il deck che più si addice alla partita che sta per giocare. E questo deck può essere modificato in base alle circostanze, cambiando ad esempio gli guardiani che lo compongono o magari le trappole di cui si necessita. È chiaro che per un risultato efficace è bene conoscere prima la mappa in cui si sta per combattere, anche se sono talmente tante che per riuscirci ci vuole tanta pazienza e tante ore di gioco. Tornando al crafting, comunque, raccogliendo i vari materiali durante le partite, uccidendo gli orchi e gli avversari, è possibile, quando si possiedono tutti gli ingredienti e la giusta quantità, craftare nuove trappole, nuovi guardiani, nuovi oggetti e anche nuovi personaggi, oppure potenziare le trappole o i guardiani già posseduti, così da rendere il deck ancora più efficace. Di base, il deck è uguale sia per la modalità sopravvivenza che per la modalità conquista, ma quando si sbloccano nuovi elementi e si creano deck personalizzati, diventa importante scegliere bene cosa li compone e capire che giocare contro una squadra di umani è ben diverso dall'affrontare orde di mob controllati dalla CPU. In effetti però va detto che la CPU è tutt'altro che scarsa. Pensate che esistono più di 100 mappe diverse, ognuna con difficoltà crescente e con diverse tipologie di orchi e materiali da trovare. E se non si possiede un deck molto forte e soprattutto dei personaggi di livello alto, non c'è speranza di uscirne vincitori. Quando si tratta di giocare online poi, la cooperazione diventa fondamentale. Quando i nemici si fanno estremamente numerosi, resistenti e potenti, e magari vengono accompagnati da eroi a loro volta, magari avanzando anche su più strade simultaneamente, collaborare e suddividersi i compiti diventa l'unico modo per portare a casa la vittoria. Anche se il flame e gli idioti capitano come in qualsiasi gioco di questo genere. La modalità PvP aggiunge ulteriore pepe all'azione, contrapponendo 2 squadre da 5 umani una contro l'altra, con la medesima dinamica della modalità sopravvivenza, unendo alle ondate dei mob della CPU, alle abilità e all'astuzia dei giocatori, che devono alternarsi tra il difendere le proprie postazioni dai nemici, all'attaccare quelle avversarie. Naturalmente, come in ogni free to play esistente, c'è la possibilità di progredire più rapidamente, acquistare oggetti rari e potenziarsi oltremodo sfruttando l'oro, acquistabile con i soldi veri. E pezzoloni! Purtroppo non ho avuto modo di stabilire se effettivamente questa funzione dia vantaggi maggiori a chi spende di più, tramutando il gioco in uno squallido pay to win, ma curiosando un po' nei vari menu del gioco ho notato che tutto è ottenibile semplicemente giocando, magari parecchio, e avendo la fortuna di trovare alcune ricompense speciali nelle varie missioni di sopravvivenza, sia da soli che online. Insomma, se state cercando un buon misto tra un MOBA e un Tower Defense, credo che questo gioco, essendo tra le altre cose gratuito e dunque rispettando il nostro dogma "non cascio una lira", sia un compromesso niente male. Il gioco è disponibile anche in italiano, sia nelle scritte che nei dialoghi. Tra l'altro, la simpatia del tizio nel tutorial merita una menzione speciale. Prima di chiudere, direi di dare un'occhiata ai requisiti di sistema, anche se sono abbordabili da praticamente qualsiasi persona dotata di un PC minimamente moderno. Steam consiglia almeno Windows XP, un processore Intel Core 2 Duo da 2,66 GB, 4 GB di RAM e una scheda grafica Intel HD serie 4000 con DirectX 9.0C. Dovrei averci un Olivetti del 1981 su cui dovrebbe girare bene. Che dire signori, questo era Orcs Must Die Unchained. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, fatemelo sapere con un commento e un mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, condividete il video se vi va e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Bella! Sbarco sopra il palco come Normandia, la mia banda fa brillare casse come bombe a Nassiria. Chiamaci il progetto dell'anomalia, falla nel sistema requiem di ogni liturgia. Applausi nelle piazze per l'armata nera, nuova era, fottutamente ostili come pantera. Scimmie spaziali, sogni artificiali, zombie lobotomizzati, testa in cancrena. Pugni sollevati al cielo, questa è la mia scena, cambio tema. Indovina chi c'ha cena questa sera.